Che arriva Iader Magnini, navigato da Marco Baldazzi, secondo posto assoluto per l'equipaggio tutto sammarinese. E allora Iader Magnini, eccolo qua, pronto per l'intervista, secondo l'anno scorso, secondo anche quest'anno. Mi ha fregato anche quest'anno, hai detto bene. No, dai, va bene, siamo contenti, sapevamo che la lotta era dura. Potevamo essere in 4-5, quindi per noi va bene così, abbiamo fatto una bella esperienza, era da novembre che non facevo neanche un metro sull'asfalto perché ci stiamo concentrando sul campionato italiano a terra e va bene, Marco è stato bravo, la mia squadra ha lavorato molto bene, io onestamente speravo non la pioggia, e forse me la sarei cavata meglio, ma bisogna fare i complimenti anche al vincitore. E certo, è stata una bella gara, no? Queste tre prove da ripetere tre volte, la prova di Montegrimano, un bel re. È molto difficile quella di Montegrimano, io una vita che non ci passavo, ero rimasto che era strada bianca, è molto difficile, selettiva anche dopo il paese, molto sconnessa, e tosta, molto impegnativa. Ci riproviamo il prossimo anno. Ci riproviamo per forza. Per forza, bravo, bravo Iader Magnini, bravo anche il navigatore Marco Baldazzi, secondi classificati al Bianco e Azzurro 2023. Equipaggio tutto sammarinese con questa Skoda Iader Magnini, che ricordiamo quest'anno, avete sentito, si dedica al campionato italiano terra, ha già ottenuto alla Val d'Orcia un gran bel risultato, insomma.